Buongiorno, sono Luca Ghisolfo, sono il responsabile del presidio Slow Food La Castagna Essiccata nei Teci di Carizzano e Murialdo, un prodotto di un tempo, la castagna secca, un prodotto che ha valorizzato i nostri territori, le nostre epoche. Siamo qui oggi a Isoletta per fare la prima festa della castagna secca, quindi tutta la filiera della castagna secca è stata rispettata dall'essiccazione con il seccatoio, la battitura, la scelta. Addirittura facciamo i biscotti per far capire alla gente cosa si può fare con le castagne. Castagna vuol dire anche filiera non alimentare, quindi il legno, e io ho ereditato una passione che è quella di fare i cestini da mio nonno, quindi un rapporto molto completo con la castagna che mi fa mantenere vive queste tradizioni che sennò andrebbero praticamente perse. Per fare i cestini dobbiamo partire semplicemente dal bosco. Si va nel bosco, si raccogliono, si tagliano degli alberi di 4-5 anni che hanno un diametro di questo spessore. Una volta ricavato l'albero della lunghezza che vogliamo, si porta a casa, si scalda nel forno, in un forno specifico a legna, e magicamente il legno dopo un quarto d'ora diventa morbido. Una macchina, notato, di due coltelli ci crea queste liste. Naturalmente sarebbe impensabile poter intrecciare dei cestini con delle liste così larghe, quindi bisogna fare il lavoro, quello più certosino, lungo e difficile che un cestaio deve fare, che è questo qua. Bisogna prendere la lista da come esce dal bosco, bisogna metterla su questo attrezzo chiamato capra, e con un coltello a due manici, questo qua, bisogna fare questo movimento. Si fa venire liscio il legno fino allo spessore che noi vogliamo. Naturalmente, se vogliamo fare una cesta da uva, una cesta da patata, dobbiamo lasciare lo spessore più alto. Invece, se vogliamo fare un cestino più piccolo, più leggero, come potrebbe anche essere quello da funghi, dobbiamo abbassare lo spessore del legno. Una volta fatto questo procedimento, scusatemi, prendo un attrezzo, si prende questa roncola e si rifinisce il legno. Se noi utilizziamo delle liste più strette, il nostro cestino diventerà più robusto e durerà più nel tempo. Quindi diciamo che proprio la parte più difficile di questi antichi mestieri non è tanto quanto poi realizzare l'oggetto in sé, ma è conoscere il bosco, conoscere le piante, capire quelle vanno bene o no. Infatti diciamo che io non sono bravo a fare cestini, però posso dire che ho avuto la fortuna di apprendere e conoscere il bosco. Conoscendo quello, diciamo, è un investimento sul futuro, perché se non conosciamo il bosco e non riusciamo a capire cosa ci serve. Una volta che le liste sono terminate e ben lisciate, ci portiamo sul tavolo. Noi come tradizione di famiglia utilizziamo un banco da lavoro, perché mio nonno ha sempre fatto delle grandi ceste, quindi per fare delle grandi ceste ci vuole un punto d'appoggio per poter lavorare, quando invece per fare dei cestini piccoli si potrebbero anche fare semplicemente sulle gambe. Quindi è un po' un cambiare di atteggiamenti, di cose, a seconda degli utilizzi che si deve fare il cestino. Come ho già detto prima, bisogna prepararsi il legno in modo differente. E via, questa è la storia di come si prepara il cestino, il legno per fare il cestino, e dopo passeremo alla fase successiva, che è quella dell'intreccio, quello vero e proprio dove realizziamo il cestino. Questa, come potete vedere, abbiamo già iniziato a realizzare il cestino. Questa, diciamo, è la parte più semplice del cestino, che è quella dell'intreccio, quando invece la parte più difficile è quella della preparazione del legno stesso. Una volta che il legno è preparato, dato che si chiama proprio intrecciare come gergo, non si fa altro che intrecciare le liste. Le liste sono di castagno, il legno prediletto dalla mia famiglia e da tutte le famiglie che sono qui in questa zona è il castagno. Castagno selvatico è molto presente sul territorio e quindi è il legno più utilizzato per questi
per questa lavorazione. Diciamo che un tempo chiunque in questa zona era in grado di fare i cestini, perché era una necessità dovuta dal fatto che, non essendoci la plastica per trasportare qualsiasi tipo di cosa, dovevano fare i cestini. Ora invece la plastica ha fatto perdere questi mestieri. Fortunatamente un po' di passione ce l'ho messa, ho avuto la fortuna di avere un grande maestro che è mio nonno, che fortunatamente è ancora in vita, e mi ha trasmesso questa passione. E quindi man mano che noi intrecciamo il cesto sale, una volta che raggiungiamo l'altezza voluta lavoriamo il manico, lo infiliamo, e questo cesto, una volta asciugato, può durare più di 50 anni. È una tradizione antica, ma vedo che funziona ancora. Fortunatamente c'è l'interesse di nuovo per queste cose, quindi potrebbe essere la svolta per non perdere queste vecchie tradizioni che stanno andando lentamente a mancare, dato che non c'è il ricambio generazionale. Questo è un biscotto di farina di castagna, fatto con la farina del presidio Slow Food, farina di castagna essiccata nei teci di Calizzano e Morialdo, e si produce con zucchero di canna biologico, farina biologica, uova biologiche e burro normale. È totalmente fatto a mano, nel senso che usiamo il mattarello come una volta, questo strumento qua che serve per fare i vari biscotti, e viene anche confezionato a mano, totalmente a mano. La particolarità di questo biscotto è proprio la castagna essiccata, nel senso che la castagna essiccata, come avrete già visto, viene essiccata per un mese a legna 24 ore su 24, tenendo un fuoco molto basso, coperto con la pula, che sarebbe la buccia delle castagne della battitura dell'anno prima, 24 su 24 per un mese. Quindi è molto impegnativo come lavoro, e comunque dà quel retrogusto di affumicato che è unico in Italia, nel senso che è unico in generale. Infatti siamo l'unico presidio sulla castagna secca che c'è in Italia. Mi chiamo Ezio e sono un produttore di castagna, e mi sono costruito una macchina per fare la battitura delle castagne. L'ho costruita nel sistema antico e ho tenuto il rotore vecchio, diciamo quello proprio tradizionale di una volta. La battitura si fa quando le castagne sono secche, dopo 30 giorni che sono state sui tecci, con fuoco rigorosamente, col fuoco di castagno. Dopo 25-30 giorni si girano o si coprono finché le castagne è secca completamente, non c'è più di umidità. Arrivati a quel punto mettiamo in moto la nostra macchina, li facciamo scendere e facciamo la battitura meccanica. Una volta, a tempi antichi, si faceva a mano, e invece adesso con queste macchinette si fa il lavoro. Le castagne grosse vanno da una parte e quelle piccole vanno dall'altra, diciamo che ci sono due scelte. La battitura antica, diciamo di circa 60-70 anni fa, si faceva con la mazza di legna oppure con un sacco di juta. Dopo il periodo, diciamo, di quel periodo lì, ci sono uscite le prime macchine che andavano con i motori a petrolio, e sarà circa 60-70 anni via, e adesso più o meno sono sempre uguali, piccole modifiche, però il procedimento è sempre come una volta. Ringrazio gli abitanti dell'isoletta che ci hanno permesso
con le loro piazze e le loro aie di poter fare questa festa. Ringraziamo il comune che ci ha dato le possibilità di farlo, ringraziamo la Proloco e ringraziamo il presidio Slow Food che da anni mantiene viva queste tradizioni. Grazie mille a tutti e al prossimo anno.